Amici e amiche di Player Inside, questa è una comunicazione molto importante. Mi raccomando, state ben attenti, aprite le orecchie. Scherzavo, non c'è alcuna comunicazione così importante, ma passiamo alle news. Mi piace trollarvi. E siamo partiti quindi subito a razzo anche questa domenica con la telenovela vincentissima Sony vs Microsoft vs FTC americana, Commissione Europea, CMA britannica e chi più ne ha più ne metta. Perché questa settimana la notizia è che Christine Wilson, repubblicana, all'interno della FTC americana, che effettivamente ha portato recentemente in tribunale Microsoft proprio in merito all'acquisizione di Activision Blizzard King, si sarebbe opposta agli abusi di potere di Lina Khan, sempre all'interno della FTC, perché secondo la Wilson, Lina Khan avrebbe un po' troppo da ridire contro le grandi major americane e non solo, e quindi quando c'è da opporsi lo fa un po' a prescindere, e questo sarebbe, secondo la Wilson, un abuso di potere. Di base, a noi persone equilibrate, sofisticate e di buon senso quali siamo, interessa il fatto che effettivamente è un campanello d'allarme a portare in tribunale Microsoft per accusa di monopolio e per altre accuse di questo genere è stata l'FTC americana, che a quanto pare non se la passa benissimo internamente, con tanti dissidi tra gli stessi membri. Ma sembra che le cose si stiano un po' placando e sembra che Sony e Microsoft possano trovare un punto d'accordo, perché sembra che Sony sia stata a Seattle da Microsoft. Pensate un po', nella tana del lupo, a casa del nemico. Il fatto è che sembra che dopo questo accordo, e qui siamo nell'ambito dei rumor e del sentito dire, Microsoft avrebbe, come sappiamo bene, proposto un accordo a Sony relativo a Call of Duty per 5 anni, poi esteso a 10 anni. Ma sembra che Sony, dopo quest'ultimo contatto di persona a Seattle, abbia richiesto un contratto per sempre. Ti devi dare Call of Duty per sempre. Chissà se è vero e chissà come si evolverà la cosa. Chissà se si sono menati. Mi raccomando, tenete d'occhio il nostro canale Telegram delle offerte, è gratuito entrarci e trovate le offerte migliori segnalate per voi dai nostri collaboratori e anche da noi in prima persona, in base agli acquisti che facciamo, in base agli acquisti che vorremmo fare ma che poi alla fine non facciamo, però sono consigliabili. Entrate, è gratuito entrare, se vi va ovviamente, se non vi va no. Insomma, c'è questo canale Telegram delle offerte di Player Inside che si chiama Player Inside Offerte perché noi siamo molto didascalici. E chiaramente ci teniamo a dirlo, ogni acquisto effettuato dai link trovati nel nostro canale Telegram delle offerte contribuisce ai nostri canali con una piccolissima percentuale senza richiedere alcun esborso aggiuntivo da parte vostra. Nelle ultime due settimane sono cominciati ad arrivare i PlayStation VR 2 a redazioni e creator. Il nostro dovrebbe arrivare a momenti. Arriveremo un po' più tardi, ma ne varrà la pena perché stiamo preparando dei contenuti speciali, per esempio qualcosa di questo genere. Ma gran pezzo di merda! Ma che bello! A cacchi spare! Devi caricare! Abbassali! Sì. Che devo fare? Con l'altra mano prendi il caricatore nel tuo scotto. Dov'è? Qua, questo, bravissimo. Metti la pistola. Di sotto, di sotto. Dove? Di sotto, di sotto. Bravissimo. Ok, vai. Grambezzo di merda! Nel frattempo Sony ha condiviso un filmato di teardown di PlayStation VR 2, ovvero dello smontaggio completo della macchina esattamente come aveva fatto 2 anni fa con PlayStation 5. E nel frattempo sono arrivati anche i primi voti per Horizon Call of the Mountain, che non sembra confermarsi una killer app stando alla media dei voti su Metacritic, ma comunque una buona esperienza. Spesso quando si parla di Atomic Heart parte subito l'accostamento a Bioshock, un po' per la direzione artistica e per l'ambientazione di distopica, un po' per le meccaniche. Ma il fondatore del team di sviluppo si è voluto un po' dissociare da questo accostamento, ammettendo che sì, i parallelismi ci sono, ma Atomic Heart è comunque unico e innovativo. Vabbè, ma è un po' come chiedere all'oste come il vino, comunque scopriremo molto presto com'è o come non è Atomic Heart, visto che il gioco uscirà dopodomani e sarà anche nel Game Pass. Sembra che Wild Hearts, sostanzialmente una sorta di Monster Hunter recentemente uscito, giri malissimo su PC. Considerando che si tratterebbe dell'ennesima uscita su PC ottimizzata con il culo, Alexander Battaglia di Digital Foundry ha preso stavolta una posizione netta, sostanzialmente chiedendo di boicottare il gioco in versione PC, chiedendo il rimborso, smettendo di giocarlo e smettendo di supportare lavori mediocri. E la notizia infatti non era tanto su Wild Hearts, che ci interessa il giusto, diciamoci la verità, ma il fatto che ultimamente su PC si stia ottimizzando un po' tutto con il deretano. Sì o no, ragazzi?
Come sappiamo, Ubisoft ha cancellato ultimamente 857.000 progetti, ma sembra che ce ne sia uno in cantiere in uscita, un gioco grosso non free to play, in uscita nel prossimo anno fiscale, che va da questo aprile al prossimo marzo. Quest'anno ricordiamo che dovrebbero uscire diversi titoli Ubisoft tra Assassin's Creed Mirage, Avatar, Skull and Bones, il nuovo The Crew, The Division, eccetera. Che sia finalmente arrivato il momento di far uscire Beyond Good and Evil 2? È quasi più facile che sia Far Cry 7. Lies of P, insieme ad un nuovo trailer in occasione dell'IGN Fan Fest 2023, è stato comunicato il mese di uscita, ovvero agosto 2023. Non ho ancora una data precisa per il Souls-like tanto atteso con Pinocchio come protagonista, anche se un Pinocchio alternativo, ma se non altro abbiamo un periodo d'uscita che è relativamente vicino. Siamo per adesso soddisfatti, poi vedremo con il gioco. Non vedo l'ora perché lo aspetto moltissimo. Come sappiamo, tra i vari team in seno a Bethesda e Microsoft c'è Machine Games, noti per Wolfenstein, che da qualche anno sono impegnati sul gioco di Indiana Jones. Ma sembra che non sia l'unico gioco in cantiere nel team di sviluppo. Infatti un'ex sviluppatrice di Machine Games ha affermato di aver lavorato a Indiana Jones ma anche ad un altro gioco non ancora annunciato. La butto lì. Un nuovo Wolfenstein? Mese davvero notevole per il PlayStation Plus, a partire dal 21 febbraio il catalogo Extra e Premium si arricchirà con titoli come Horizon Forbidden West, The Quarry, Resident Evil 7, Outriders, Scarlet Nexus, Borderlands 3, Tekken 7, Ace Combat 7 Skies Unknown, Art Defense Force 5, Oninaki, Last Fear, I Am Setsuna, The Forgotten City. Solo gli abbonati premium potranno inoltre giocare ai classici The Legend of Dragoon, Wild Arms 2 e Harvest Moon Back to the Nature per PS1 e Destroy All Humans per PS4. A partire dal 23 febbraio, per una settimana sarà totalmente gratuito su Epic Games Store Dusker, un gioco che ci mette nei panni di un operatore di droni con l'obiettivo di sopravvivere e scoprire che cosa è accaduto all'universo. E adesso la sottorubrica delle news della settimana preferita da tutti, ma soprattutto da quelli che acquistano il PlayStation VR2 proprio per provare il motion sickness e vomitare per potersi riprendere dalla sbornia. E ogni volta peraltro ne comprano uno nuovo perché lo insozzano tutto e poi non funziona più. News a raffica, sono ricchi quelli che si ubriacano così, effettivamente. News a raffica. Minecraft adesso arrivano anche le Crocs a tema con una collaborazione tra Mojang e Crocs. Le ciabattazze orribili di Crocs finalmente adesso possono essere ancora più brutte e bimbo minchiose. Questa era gratuita, scusate, andiamo avanti. Super Mario Bros. Il film. Il numero di telefono apparso nell'ultimo spot che mostra la ditta di Mario e Luigi funziona davvero. E chiamando a questo numero è possibile ascoltare la voce di Luigi pre-registrata come se fosse una segreteria telefonica. Ora che l'avete ascoltato, non chiamate pure voi. Basta, chiamare i numeri che spuntano un attimo in uno spot. Mamma mia, che livello di sfiga, signor. Oggi sono cattivissimo. Incredibile ma vero, PlayStation 5 in un incendio si scioglie, si squaglia parzialmente, ma continua a funzionare. This motherfucker survived the fire. E questo è culo, caro il mio coglionazzo, perché altre volte può capitare che semplicemente mettendolo in un mobile che non la fa respirare bene piglia e si brasa tutta. Ecco. Hogwarts Legacy. Con una mod su PC arriva il multiplayer, in co-op, seppur con qualche difetto. Per esempio i due giocatori hanno momenti del gioco diversi, uno di notte e uno di giorno, pur essendo nello stesso mondo. E non avete idea delle mod che esistono per Hogwarts Legacy? Spaventoso, un giorno ve le faremo vedere tutte, probabilmente sul secondo canale. Forse. E anche per questa settimana, in particolare questa settimana, vi ringraziamo per essere stati con noi e per averci accordato la vostra gradita preferenza. Vi rimandiamo all'appuntamento di domani per Contro News alle 21, anche stavolta si sta per scaricare la batteria, speriamo di arrivarci, oppure continuo a parlare così a ruota libera perché tanto posso farlo, riesco a farlo, mi viene bene, comunque ho tanto fiato adesso che tutto sommato mi sto riprendendo un po' dall'unpass dei giorni scorsi e degli ultimi 2 anni in cui sono stato molto sedentario, per cui effettivamente non ho fatto movimento, non ho dato respiro ai miei polmoni, ma adesso non so come mai mi sento un po' meglio. Forse sarà la vecchiaia che mi fa sentire meglio, forse l'autoconvincimento, chi lo sa. A batteria però, mi sembrava che te dovevi scaricare prima. Ciao, a sto punto.